Ciao e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a riparare un computer portatile Acer di Domenico che ovviamente mi ha fatto una chiamata, io mi sono messo le mani tra capelli che io non ho. Domenico, cosa è successo a questo computer? Non ridere perché sai, mi fa emozionare. Mi è caduto con la... E l'avevo capito, sì. Dalle scale. Sì, dalle scale. Ah. L'USB c'era la chiavetta e quindi se n'è andata sicuramente la porta. Si è sfondata e la vedo. Sicuramente l'alimentazione qua non va bene perché si è scaricata completamente la batteria e non riesco a ricaricarlo. E il display invece? Il display, guarda, si apre per miracolo, quindi spero che tu puoi fare un miracolo. Quindi era già con la batteria scarica, sì? Era okay. Già. Sì, esatto. Quindi non però è dovuto verificare se il display era intero o meno, non hai visto. No, non ho visto. Poi qui c'è tutta la scoccarotta, c'è tutta la scoccarotta qui. Sì, questo è il colpo che ha preso. Invece vediamo la cerniera. Non so se si può riparare. Sì, infatti vedo che qui si solleva un po'. Vabbè. Lo stavo buttando ma mi hanno detto che fai miracoli. Lo smontiamo? Vediamo se facciamo questo miracolo. Mamma mia, la porto USB qua. Dai, smontiamo e vediamo cosa riusciamo a fare su questo Acer TMP 253 e... Vabbè, smontiamo. Un travel mate. Smontiamolo. Iniziamo a smontare questo computer, soprattutto tutte le viti, per poi arrivare direttamente sulla scheda madre per riparare il connettore, la porta USB, che sicuramente recupero da un computer non funzionante. Poi c'è un altro guasto, cos'era? Ah, le cerniere da vedere e vedere anche se il display funziona. Smontiamo. Guardate cosa è successo, no, le cerniere sono rotte, cioè sono sfondate da tutti e due i lati, guardate, cerniere sfondate, vabbè dai, quindi, vabbè, facciamo una cosa, togliamo così, qui c'è un flat, ci sono dei flat che devo rimuovere prima perché sennò ho stacco la tastiera, un flat si è staccato. Il flat del power si è già staccato da solo. Quindi in teoria la tastiera si toglie così. Questa si è tolta sola. Qui ci sono dei gancetti. Mamma mia, è stato proprio sfondato sto computer. E vabbè. Così. Ok. Questo qui è del trackpad. Lo rimuoviamo. Allora, vediamo un attimo. Mamma mia, guarda qua, Domenico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, spaccati. Minchia, che culo, per sistemare la porta USB invece, non devo smontare la scheda madre, perché essendo rotto da questo lato, posso semplicemente staccare questo flat qui e andare a rimuovere la porta USB installandola da qui e ne vado a mettere una, possibilmente se è uguale, con i stessi piedini, quelli di appoggio. Questa qua invece la vediamo più tardi. Passiamo alle cose più importanti, che è il connettore della carica, questo qua. Ah, ecco qua, è spaccato. Il connettore della carica, Domenico, qua basta solo saldarlo. Guarda che culo. Non è di quelli che sono saldati direttamente sulla scheda madre. Sì, sì, perché magari se questo qui fosse stato saldato sulla scheda madre, magari si sarebbero rotti i connettori e bastava rifare le saldature. Invece qui, talmente la botta forte che ha preso, si sarà spaccato, perché questo qua andava qua, così. Quindi vado a spelare questa parte qua, vediamo se... Sì, a posto. Ok, questo qui lo vado a saldare qui. E la saldi. E dovremmo aver risolto. Allora, intanto l'altoparlante lo tolgo da qua, con la speranza che dopo non ce lo dimentichiamo. Ti capita? Può capitare, sì. Oh, guarda qua, tutto spaccato c'è, oh. Guarda qua. Sì, ma che cazzo l'ha fatto sto computer? Allora, per vedere se funziona ci metto la batteria e si deve accendere il LED della carica. Sì, perfetto. LED della carica funziona, quindi questo qua l'abbiamo riparato. Quindi questo qua lo possiamo mettere benissimo qua così. E passiamo al livello successivo. Come faccio a risolvere il problema a questa cerniera? Questi viti qui sono da 10 mm, le vado a mettere in questa scocca, faccio un buco passante, metto questo dadino, come avete visto nel video precedente, dell'HP, la riparazione, vedete il link qui sopra. Praticamente due buchi sono usciti perfetti, uno purtroppo è uscito qui, ma lì troverò magari una soluzione. Praticamente ho messo due viti,
Però la più importante, che sarebbe questa qui, ci ho messo la vite, poi ci ho messo la parte sua di scocca originale, che sarebbe, diciamo, questa qui. L'ho messa qui per tenere la distanza giusta, tipo questo qui. Adesso lo appoggio e adesso ci vado a mettere un altro lato, così quando l'avvito questo qui non va né giù né su, sta precisa. E poi vado a mettere il lato qui e lì. Da questa parte abbiamo risolto così, e quindi la cerniera sta andando perfettamente. Poi ovviamente con il supporto della scocca andremo a mettere una e due viti, o forse questa qua no, questa qua è solamente un fermo, una e due viti. Adesso passiamo dall'altra parte. Il problema dall'altra parte è che prenderà sicuramente uno e due, perché ci sono le viti sulla scocca. Però il problema è che gli altri due buchi sono troppo lunghi per quelle viti che noi abbiamo scelto, ovvero queste qui da 10 mm. E quindi fortunatamente ho trovato questa vite a passo fino con questo dado, che va preciso preciso qui, quindi mantiene perfettamente. Quindi, facendo sempre un buco dalla parte di sotto della scocca, mettiamo sta vite, che ovviamente non entra neanche a spingerla, bisogna avvitare perché ho fatto un buco stretto col saldatore. Arriviamo dall'altra parte, avvitiamo il dado e abbiamo risolto il problema delle cerniere. Da notare com'è preciso, infatti, mettendo poi il dado andiamo perfettamente. Quindi stringiamo il dado, adesso lo stringo provvisoriamente, e anche qui il problema è stato risolto. Va, che precisione! Chiude perfettamente, si apre, si chiude, Piano, si apre e si chiude. Ovviamente, per non rovinare la scheda, me la sono spaccata con la forbice, con questa qui. E sono riuscito a dissaldare, tra virgolette, a distruggere la porta USB, che ora non c'è più, e quindi posso finalmente mettere una porta USB qui. Ma il problema è: dove prendo la porta USB? Ho visto su internet che questo qui costa 15 euro spedito, quindi sicuramente andrò a cambiare questo pezzo qui. È un pezzo che arriva dalla Francia o dall'Inghilterra, non ho tempo, ora lo rimonto così, tanto c'è questa porta USB più l'altra a disposizione. E quindi Domenico dice: è vero Domenico, non hai bisogno di un'altra porta USB, No, vero? no, me la Quindi cavo con due. missione fallita, montiamo così e poi quando arriva il pezzo, se lo vuole comprare, ci va a mettere il ricambio direttamente. Adesso, come ho smontato il computer, lo rimontiamo, cerniera sistemata, USB ovviamente non sistemata, quindi la USB la vado a rimettere al suo posto. Ora finito, ci sono 1 e 2 viti a supporto, e qui una vita a supporto, e queste due sono state agganciate. Attacca la spina e vediamo se va. La spina senza batteria qui. Vai. Vai, Gira. senza batteria. Senza batteria, dobbiamo far vedere che funziona, capito? Accendi. Vediamo se si accende. Ma Si è accesa. miracolo. Come va qua? Vedi come va questo invece? Pure si muove, è da qua, Perfetto. Bello perfetto, rigido, eh? Madonna. Meglio di quando era nuovo. Perfetto. Che ne pensi? Meglio di prima, ero venuto solo per lo spinotto, qua funziona la cerniera. Neanche quando era nuovo era così. Nuovo USB, mi dispiace. A me Dovrebbe l'abbiamo essere tolto. vabbè, A me non la lo compriamo sbagli. A su eBay. me non lo sbagli perché togliendo l'USB, se ce la mettere uno accidentalmente, magari fa qualche corto e bruci tutto il sistema. Davvero Invece succede? così. Invece così, metti in mano. Poi quando ci arriva dalla Francia la O mettiamo in un dall'Inghilterra, attimo. dipende, dove costa di Dove meno. costa di meno. Con la Brexit non lo so. Boh. Perfetto, sta funzionando. Vediamo le caratteristiche di questo computer e poi ci salutiamo. Perfetto, vai. È un bel computer, no? Ma veloce. Con l'SSD che hai messo tu, ci hai messo pure l'SSD, oh. Non me l'aspettavo di trovare l'SSD da Kingston, minchia, i primi modelli. Caratteristiche e via. Per 8 GB di RAM DDR3, sistema operativo Windows 10 64 bit, tra l'altro anche quello originale se non sbaglio, perché è aggiornato da Windows 8 a Windows 10, vero? E poi abbiamo 240 GB e un Core Duo Duo. Processore 2020M, 240 GHz. Se questo video vi è piaciuto, buon Domenico, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Domenico, sei contento? A Contentissimo. posto, ciao e alla prossima. Ciao.